Vediamo insieme altre due tecniche di respirazione. Una è la respirazione Ujjayi o respirazione del vittorioso. È una respirazione riscaldante e concentrante, nel senso che fa aumentare la concentrazione. Andrebbe eseguita sempre durante la pratica. È una respirazione rumorosa e in questo modo durante la pratica ci consente di sentire se stiamo respirando, perché tante volte andiamo in apnea perché l'esercizio è troppo difficoltoso, perché siamo concentrati a mettere a posto i piedi, le braccia, le mani, la schiena e ci dimentichiamo di respirare. In questo modo, facendo questa respirazione rumorosa, respirazione Ujjayi, siamo in grado di sentire se stiamo respirando o no. È come un leggero russare, bisogna chiudere l'epiglottide e produrre un rumore all'interno della gola come il frusciare del vento, sia durante l'inspirazione che durante l'espirazione, proprio come se stessimo russando. Spero che si riesca a sentire. Sempre dei respiri lunghi e profondi. Questo esercizio lo potete fare in qualsiasi momento della giornata. Quando vi sentite sconcentrate sul lavoro, quando vi fanno arrabbiare. Per ritrovare la calma, per ritrovare la serenità, per ritrovare la concentrazione all'interno dei propri pensieri. E come dicevo prima, è molto efficace durante la pratica. L'altra respirazione di cui voglio parlarvi è la respirazione della luce. Si tratta di una respirazione fatta ponendo l'attenzione alle differenti curve della colonna vertebrale. Ho fatto un disegno per aiutarmi a spiegarvelo. Questo è un corpo di donna e questo in blu è la curva della colonna vertebrale, le curve della colonna vertebrale, dalla parte coccigea sacrale, lombare, toracica e cervicale fino ad arrivare alla testa. Ora, durante l'inspirazione, noi portiamo l'attenzione a queste curve, quindi inspiro disegnando mentalmente nella mia colonna questa curva e poi quella lombare, poi quella toracica e infine quella cervicale e ho finito di inspirare. Durante l'ispirazione faccio esattamente il percorso inverso, ma con le curve opposte. Quindi disegno la curva opposta cervicale, opposta toracica, opposta lombare, opposta sacrale. Ripeto, inspiro, salgo con la curva sacrale. Lombare, toracica, cervicale e durante l'espirazione, vediamo se ce la faccio, espiro, 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 espiro. E ho disegnato una sorta di elica del DNA. Tutto questo lo faccio mentalmente. Mentalmente in qualsiasi punto mi trovi, posso essere seduta in treno o seduta in ufficio. Chiudo un attimo gli occhi e mentalmente immagino la curva della mia colonna sacrale, di quella lombare, quella toracica e quella cervicale. E sto sempre inspirando. Espirando. Faccio il percorso inverso, cervicale, toracica, lombare, sacrale coccigea e chiudo e poi ricomincio. Inspiro, sacrale coccigea, lombare,
toracica, cervicale. Espiro, cervicale, toracica, lombare e sacrale. Ripetete questo esercizio tutti i giorni, anche pochi minuti al giorno, un minuto, due minuti, finché non diventerà automatico. E vedrete che vi dà una grande forza e una grande energia. Namaste.